Ragazzi, qui TTD e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Siamo qua per affrontare un'altra volta, visto che è l'evento che ho guardato meno nel gioco fondamentalmente. Siamo qua per affrontare di nuovo Kid Buu Int, il suo evento, il 50 stamina, però con un team particolare. Useremo questo team super, composto ovviamente da Vegito Blue Leader, il Vegeta Int della... che hanno tolto dalla base di Kid Buu, però fa parte dell'evento di Kid Buu, il Goku Genkidama che ci hanno regalato, questo Gohan fisico, nulla di che, Gotenks fisico per il Seal e Vegito Tech. Perché questo? Andiamo a sfruttare, per una volta ogni tanto, andiamo a sfruttare una debolezza del boss, un po' come quando abbiamo affrontato, diciamo, Omega fisico con un team STR composto da Link GT che shottava fondamentalmente. Qua però si tratta di avere carte relativamente schifose che provano a fare più danni a Kid Buu Int. Andiamo subito a vedere intanto negli event e andiamo a vedere un po' tutti i personaggi da utilizzare. Credo che questo sia il metodo peggiore forse per fare il boss. Credo veramente che sia il metodo peggiore perché nessuna di queste carte gli fa realmente danno quando si ha ad esempio un Goku Super Saiyan 4 o un Vegeta Super Saiyan 4, non è come usare il Link GT su Omega fisico fondamentalmente, in quel modo lo si shottava, ma si aveva Goku Super Saiyan 4 che fa parte di un possibile Team GT, quindi può fare tanti danni, no? Mentre qua abbiamo la Link Skill Supreme Power più la passiva delle Candy. Ora, lasciamo perdere le candy, l'unico personaggio attualmente in team è questo Vegeta, sarà la nostra piccola cura, però qua ci sono tutti i PG con Link Skill Supreme Power che attivano la penetrazione, così da poter aumentare un po' il danno che fanno su Kid Buu. In particolare c'è anche Satan LR, non l'ho ancora LR, sono ancora indietro, soprattutto per colpa degli Zenni, però sono ancora un po' indietro con Satan LR. E poi sarebbe forse stato un po' troppo Satan LR, credo. Ok, questa comunque sono i PG. Ce ne sono alcuni utili, ma sono relativamente pochi quelli che fanno danno. Quindi diciamo che un team super per ora è il massimo da portare. Poi è la vita il nostro problema. Diciamo, ammettiamolo, è la vita. Ok, la cosa più importante ora è trovare un Vegito alto in ability. Vediamo in questo modo. Ok, quello lì è abbastanza alto, vediamone un po'. Per favore devi avere un pochino di crit. È la cosa più importante. Vabbè, 9 critico, ha una copia. Può bastare, sinceramente. È il nostro che farà i veri danni e ci aiuterà tanto. Però la cosa più importante credo che sia il ki. La cosa più importante credo che sia il ki solo per un motivo. Le caramelle. Che attualmente abbiamo solo un PG che ci può aiutare con le caramelle. Ed è il carissimo Vegeta Int. Dammi chi per favore, devi darmi tutto il chi che esiste, per favore. Almeno hai Vegito Blu, perché non credo di poter lanciare delle special con Vegito Blu. Sempre che non sia in rotazione con questo Vegito, però il Vegito Tech. Vabbè, andiamo di 4. Un po' di chi, grazie. A quello friend, ma vabbè, amen. Accettiamo e andiamo avanti. Ripeto, può essere un po' un problema. Può essere un problema. L'ho rannata già tipo due volte. So un po' cosa vado incontro, no? Ok, dovrebbe... Grazie le caramelle. Perché? Perché me le chiamo? Vabbè, amen. Le caramelle, amen. E il problema, non usiamo subito un Baba. Ho solamente un pochino di paura. Ma solo perché ho paura un po', no? È un evento che lancia tante specie. A questo punto... So già cosa vado incontro, diciamo. Spero solo che non lanci special. È l'unica cosa che mi chiedo. Grande Vegito Blu comunque che fa partire almeno una special con critico. Ora dobbiamo solo sperare in critici e basta. Cioè la cosa più importante è che qua vengano lanciati tantissimi critici. Intanto nella prossima turnazione ce l'abbiamo già perfetta. L'unica pecca è quel Gotenks fisico. Poveraccio. Ok, dovremmo finire qua sinceramente. Il primo turno ce lo portiamo a casa con tranquillità, eh. Ok? Grandissimo Vegito. Va bene, va bene, va bene, va bene. Super Buu fisico se ne va. Siamo a posto. Siamo a posto così. Andiamo nella fase STR. Quella un po'... Questa un po' mi spaventa. Con tutta la sincerità, un pochino mi spaventa. Tankare con quel...
Oddio, tankare con quel Gohan non è proprio una bella scelta, Come me lo fa... Vabbè, possiamo fare in questo modo, Possiamo fare in questo modo, con tutta la sincerità. Hanno tutti Supreme Power, quindi il danno potenzialmente ce l'hanno. Ora l'importante è capire quanto danno è. Vabbè, non lancia la special. Però usare un Icarus ora... Usare un Icarus ora che dura due turni, quindi potremmo anche usarlo, Potremmo anche usarlo. Sempre che quel Goku non critti per tanto. E poi è buffato. No, facciamo una cosa. Teniamoci il Ki. Teniamoci Icarus. Per un semplice motivo, è buffato questo Goku. Vegito ora lancia una special, lo buffa. Ha il buff della passiva. Questo Goku può fare tanti danni. Se critta o se fa gli additional. Ok, va bene. Abbiamo ricevuto un bel po' di danno. 40.000. Da spawna delle candy. Cosa ho fatto di male? Vabbè, Vegito vai. Ci dobbiamo curare in questo modo praticamente. È poco, però vabbè, dai, è silato. Possiamo resistere. Poi Vegito comunque deve solo puntare a fare più special possibili, più critici possibili. La cosa più importante è veramente i critici. Deve crittare, è l'unica cosa che ci può salvare. Grande. Ok, questo era importante. Più critici possibili è la cosa più importante che possiamo avere in questo, con questo team. I critici di Vegito, per favore fanno un altro perché ho paura. Mi fa paura, sinceramente. Non so quanto può tankare questo Vegeta. Per fortuna, l'abbiamo ucciso. Ok. Va bene. Curiamoci subito. Usiamo Baba. E basta, è l'unica cosa. Però possiamo anche fare una cosa, sinceramente. Però perdiamo la Link Skill, Perdiamo la Link Skill se mettiamo Vegito qua in questo modo che ci para un po'. È duro un attimo scegliere ora come gestircela. Possiamo però fare anche in questo modo? No, non più di tanto. A questo punto facciamo così, perdiamo... Oddio, però possiamo anche fare in questo modo. No, il Ghost Usher non ci serve. Il Ghost Usher non ci serve ora, è... Diciamo il support item che dobbiamo andare a usare meno. Ok. Allora. 136.000 HP. Non ho parole di questo, però. Baba lo usiamo. E siamo costretti, perché il prossimo turno è l'unico turno che possiamo silarlo seriamente. Icarus lo usiamo ora, perché ho paura di quanto danno può comunque fare questo Kid Buu. Mi tocca perdere Goku in tutti i modi all'incirca. Non ci posso fare niente, lo devo perdere praticamente. È stato già deciso che io devo perdere quel Goku. Per fortuna il Ki ce n'è per questo Goku. Abbiamo usato Icarus. Abbiamo abbastanza vita, anche se è pochissima, 136.000. Quel Vegito deve fare grandi cose. Il friend Vegito Blu deve fare tante belle cose. È l'unica cosa... importante, deve fare tanti danni. Se non ne fa tanti, rischiamo qua. Più dura Kid Buu fisico, più rischiamo di crepare. Abbiamo ancora solo una cura e la vorrei utilizzare più avanti. Vai Vegito, un crit. Anche se non sono special, fammi dei crit. È la cosa più importante, giuro. Ok, Goku Genkidama è buffato. Quanto prendiamo? Va bene, 16-17.000, va benissimo. Goku Genkidama, per favore, crit e fai additional, è l'unico modo per uscire da qua, tranquillamente. Ok, lo possiamo già silare, però prendiamo tanti danni. Abbiamo ancora Icarus in effetto, quindi prendiamo un po' di danni, non troppi, però ne prendiamo. E sinceramente io non darei che a quel Gohan, non credo che possa fare neanche un danno. Lo devo silare però, è la cosa più brutta, non voglio usare troppi item ora. La cura.
devi crittare più volte possibile, devi fare tantissime special. Per favore, fammi sto regalino, Vegito, fammi sto piccolo regalino. È la cosa più importante. Deve veramente almeno fare due special con due crit, se no qua non ci usciamo bene. Ok, silato e silato, perdiamo 20.000 e 20.000, ok. Vai, Vegito. Fammi più special possibili, per favore. Dai, dai, dai. Grande, grande, ok, ok. Ok, ci siamo salvati qua, ci siamo salvati un pochino, ma ci siamo salvati. Ok, ora è il turno dell'altro. Oh, ah, che brutta roba vedere questa, che brutta roba vedere questa. Lasciamo perdere il link attualmente, perché non ci porta da nessuna parte. La cura potenzialmente ce l'abbiamo, abbiamo tante candy da poter utilizzare, quindi la cura ce l'abbiamo. Ok, sono anche tutte candy identiche, quindi funziona. Usiamo un altro Icarus o usiamo Baba? Secondo me è meglio Icarus e Baba. Secondo me è meglio Icarus e Baba, perché comunque deve tankare due colpi Vegito Tech. Io però non so esattamente, credo che siano 5000 HP a candy. Sotto sotto un po' di paura ce l'ho, Ci darà abbastanza vita? Sono 1, 2, 3, 4 candy. Sono pochi HP. Con tutta la sincerità, sono pochi HP questi. E deve comunque tankare il Vegito. Io non credo che bastino. Non credo che basti un Icarus. Secondo me dobbiamo usare un'altra cura qua. Ok, abbiamo finito gli item in questo modo. Però abbiamo molte possibilità. Abbiamo due turni con Vegito che ci possono aiutare. È l'unica cosa buona che... Come ho detto, sì, è stato meglio usare quel Senzu, perché toglie 33.000 con Icarus, quindi siamo un po' obbligati. Ok, vai, devi fare più danno possibile. Solo due colpi. Dove vado io con solo due colpi? Me lo dici? Ok, è vero che c'ho ancora un Ghost Usher. Ma dove vado con solo due colpi? Ha ancora molte barre di vita. Ok, 48.000 di vita. Ok, lasciamo tankare a Vegito qua in mezzo. Vegito deve tankare. È importantissimo che Vegito tanchi. Se Vegito non tanca, noi perdiamo. A prescindere, perdiamo noi. Quindi deve tankare Vegito. Però ho paura. Icarus è in effetto, no? Sì, ok. Su un fisico non dovrebbe fargli tanto danno. Abbiamo 48.000 di vita. Questo Goku Genkidama può lanciare comunque una special finale se non basta Vegito. Dobbiamo solo sperare. È l'unica... Ok, 10.000 ci toglie. Vai così. È silato. Abbiamo avuto anche la fortuna che non ci ha tirato una special al primo colpo. Quindi siamo a posto. Ok. Vai Vegito, è il tuo momento. Fai più critici possibili, perché sennò qua io perdo. Io qua perdo, Vegito. Per favore. Non puoi fare due additional e basta. Cioè, seriamente. Critta. Su tre attacchi devi crittare. Oh, grande! Ok. Ok, ok, ok. Quanto danno può tirar fuori Goku Genkidama? Un crit? Una di... Niente, oh, ma è impossibile. È veramente impossibile. È silato. Ok, abbiamo potenzialmente vinto. Quindi siamo a posto, però... È stata un pochino dura la cosa, sinceramente. È stata dura la cosa. Odiose caramelle, cioè, lo devo dire, odiose caramelle un po'. Però è stata un pochino dura. Abbiamo usato tutti gli item. Devo dire che ci sta a volte. Aia. Ci sta a volte portare run così. Supreme Power ha funzionato quel che serve. Potevamo... Forse... Potevamo usare di più Goku Genkidama e Vegito Tech, ad esempio. Però, sinceramente, abbiamo visto quanta vita abbiamo perso così, quindi... Anche con un Icarus non riusciva a tankare più di tanto. Va bene ragazzi, direi che per questo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e se non siete iscritti iscrivetevi. Vi ricordo che potete anche seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.